Buongiorno a tutti amici, oggi è 4 giugno 2019, mi trovo qui nei pressi del Molo Sant'Antonio. Alle mie spalle abbiamo due sedie in resina che sono state buttate in mare, oppure non si sa perché le due sedie sono qui in acqua, oltre che a ben 5 relitti di barche. Allora la domanda poi quale sarà? Ma la capitaneria di porto a cosa serve? Cioè, noi a volte vediamo sporco e diciamo che AMIU, vediamo che un lampione non funziona, diciamo sì, il comune, ma al mare chi ci pensa? Ecco, questo è il primo relitto qui sotto la barca, un relitto spiaggiato. Quindi abbiamo questo, guardate, questo è bellissimo, questo è qui da 2 anni. Ma oggi siamo qui perché abbiamo due sedie in resina che non si sa perché siano finite lì. Vabbè, ragazzi, questa mattina con un paio di scope, un tubo in PVC e un semplice pezzo di ferro attorcigliato andremo a vedere di recuperare queste sedie abbandonate. Diciamo che l'attrezzo è stato costruito. Di arrivare in mare arriva. E adesso vedremo di recuperare le due sedie. Allora, la domanda è come ci siano finite queste due sedie in mare? Come? Allora, dallo strato in cui versano, ovvero c'è del verderame, c'è una melma sopra, queste stanno qui niente niente, sono 2 anni. E allora con tante barche che stanno qui, nessun pescatore che ha messo la mano per togliere le sedie dal mare. Siamo circondati qui su questa strada, siamo circondati da turisti e dobbiamo far vedere ai turisti queste cose.
ragazzi, anche questa è fatta, sono su un'isola ecologica alle mie spalle, come potete ben vedere. Abbiamo tre cassonetti dell'indifferenziato con quel maledetto vizio di mettere la cassetta, il pezzo di legno, la cassetta di polistirolo. A questo punto l'aria è irrespirabile, in quanto abbiamo anche dei carrellati dell'organico senza coperchio. Questo pezzo di marciapiede, abbiamo i ristoratori che trascinano i loro bustoni neri con tutto il percolato che gocciola, e poi è normale che questo marciapiede puzzerà sempre. Comunque l'invito è sempre quello di rispettare l'ambiente, rispettare il mare. Voglio ricordare anche a tutti quanti che le sedie di resina non vanno buttate con la plastica, ma vanno portate ai centri di raccolta. Ora, siccome sono sporche, non mi posso sporcare la macchina. Se avessi un mezzo più grande, le avrei portate io al centro di raccolta. Ma so che Amio domani mattina verrà a recuperarli, così come svolge egregiamente ogni giorno il suo benedetto lavoro. Beh, ragazzi, tre pezzi di legno, un pezzo di ferro, uno scotch, un po' di corda e abbiamo salvato due sedie dal mare. Ma ragazzi, per chi non lo sapesse, il numero verde per chiamare Amio Pugli per smaltire i rifiuti ingombranti è 800 011 558, oppure andate su Facebook, andate su www, andate su Google, andate dove volete, basta che non abbandonate i rifiuti. I rifiuti non vanno abbandonati, rispettiamo l'ambiente.